Quadri in mostra a Londra, ma l'artista di umano ha solo l'aspetto. Il corrispondente Marco Varvello. The purpose of art. Soltanto da qualche mese ha imparato a tenere matita e pennello in mano, ma ha già tenuto conferenze per mostrare le sue capacità artistiche e la sua padronanza di disegno e pittura. E ora AI.DA, il primo robot umanoide artista, sfida gli umani anche sul mercato. Per la prima volta, infatti, espone le sue opere in una galleria londinese. Grande interesse per questi quadri in stile astratto e contemporaneo, creatività dell'algoritmo. La reazione dei collezionisti è incredibile, ci dice la gallerista. Non soltanto poi esponiamo le opere, ma anche rappresentiamo il robot come artista sul mercato. La sua intelligenza artificiale è stata sviluppata all'Università di Oxford, la parte meccanica, compresa la sofisticata mano d'artista in quella di Leeds. Quello che fa AI.DA è disegnare i contorni e le forme generali e scegliere i colori. Poi un artista umano dipinge col pennello in base alle scelte del robot. Proprio come una volta nelle botteghe artigiane gli apprendisti completavano l'opera del maestro, basta pensare a Leonardo da Vinci. In attesa di vedere capolavori come quelli vinciani, le opere di AI.DA hanno già prezzi da star dell'arte. Si parte da 15.000 euro in su. Tom Cruise a Roma in questo